Debutto a sorpresa un mese prima dell'attesa presentazione in programma l'11 luglio della nuova Fiat Panda, anzi Grande Panda. Nessun refuso, ma è questo il nome del nuovo modello del brand italiano che trasforma la sua auto più venduta da berlina 5 porte a City SUV e cambia segmento passando da quello A a quello B, diventando l'erede della Punto, anzi della Grande Punto. Ma soprattutto sarà anche completamente elettrica, continuando una tradizione iniziata nel 1990 con la Panda Elettra, e sarà il primo debutto dei futuri tre nuovi modelli Fiat. Addio quindi alle linee compatte dell'attuale modello, lungo 3,65 m e pronto a essere ribattezzato Pandina, per passare ai 4 metri, 3,99 m per la precisione, della Grande Panda. Disegnata in Italia nel centro stile di Torino e prodotta nello stabilimento in Serbia, la novità di casa Fiat è la gemella eterozigota della recente Citroën C3. Perché la Grande Panda condivide con il modello francese un lunghissimo elenco di componenti, partendo dalla piattaforma Smart Car, che cambia nome ma non sostanza, come spesso accade in casa Stellantis, e diventa la piattaforma globale multienergia STLA Smart Platform, disponibile in ogni regione del mondo. Cambia però lo stile, senza nessun evidente effetto fotocopia tra i due modelli, perché nonostante i volumi siano simili, la Grande Panda guadagna una personalità inaspettata che farà ricredere anche il pubblico più scettico. Tanti richiami allo storico modello anni 80, come il cofano a tutta larghezza e la denominazione sulle portiere, omaggio alla 4x4, mentre i fari, composti da cubi opalini, prendono ispirazioni dalle finestre delle facciate della fabbrica del Lingotto. In aggiunta alla firma luminosa originali, le luci diurne si trasformano in indicatori di direzione e illuminano alcuni dei cubi che appaiono come pixel orizzontali disposti a scacchiera. Un ulteriore omaggio alla Panda originale è reso attraverso una lunetta nera lucida con le lettere tridimensionali di Panda. Infine, per preservare il tema delle geometrie anni 80, i cerchi Lega da 17 pollici diamantati sono amplificati da un design stilizzato AX. Nell'attesa di conoscere tutte le motorizzazioni della Grande Panda, è molto probabile una gamma simile alla C3, composta dalla versione elettrica da 113 cavalli, dall'ibrida a 48 volt da 100 cavalli, e una termica tradizionale con cambio manuale, sempre a 100 cavalli, erogati dal motore 1200 PureTech turbo di origine francese. La Grande Panda elettrica dovrebbe essere alimentata da una batteria LFP, litio, ferro, fosfato, da 44 kWh, in grado di garantire un'autonomia di circa 320 km e capace di essere ricaricata fino a 100 kW, utilizzando prese in corrente continua, che permetterà di ricaricare dal 20 all'80% in soli 26 minuti. La ricarica standard, quella in corrente alternata, dal 20 all'80% richiederà circa 4 ore e 10 minuti con una potenza di 7 kW o 2 ore e 50 minuti se si utilizzerà una potenza di 11 kW. Continuando con i parallelismi con EC3, l'elettrica francese, la Grande Panda elettrica impiegherà circa 11 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiungerà una velocità massima di 135 km/h. Motorizzazione condivisa anche per la versione ibrida, con unità 48 V e il cambio automatico, che permetterà circa di viaggiare al 50% in modalità completamente elettrica. Prezzi della nuova Grande Panda? Non sono stati ancora comunicati, ma si attende un listino per la versione elettrica inferiore ai 24.000 euro, mentre la versione tradizionale a benzina potrebbe partire da circa 14.000 euro.